pronti a scoprire tutti gli easter egg del trailer di Black Panther Wakanda Forever? Prima però ricordate di iscrivervi al nostro canale e di attivare anche la campanella degli avvisi. Al Comic Con di San Diego la Marvel ha giocato le sue carte migliori, annunciando titoli enormi e di peso. Fra questi è stato anche mostrato il primo trailer di Black Panther Wakanda Forever, un film enormemente atteso visto il vuoto lasciato dalla morte di Chadwick Boseman. Un vuoto praticamente impossibile da colmare, che la Marvel dovrà onorare in ogni modo. Ci è già riuscita con questo primo splendido trailer, perciò ora andiamo ad analizzarlo assieme per scoprire tutti i suoi segreti. La danza iniziale del trailer potrebbe essere il funerale di T'Challa. Probabilmente è un momento in cui si celebra la sua vita e lo si ricorda per tutto quello che ha fatto, anche se comunque vediamo Shuri che sta soffrendo per la perdita del fratello. Tra le Dora Milaje vediamo il personaggio di Anika con l'armatura blu. Nei fumetti lei addestra le Dora Milaje al combattimento e aveva anche ucciso il capo di un villaggio che abusava delle donne. Condannata a morte dalla famiglia Ramonda, viene salvata da Ayo, con la quale inizia un rapporto sentimentale. Le due rubano poi questa armatura blu e iniziano una vera e propria ribellione dentro il Wakanda, liberando donne catturate da signori della guerra che avevano perso potere dopo l'invasione di Namor. E vediamo finalmente la versione di Namor nel Marvel Cinematic Universe. Rispetto ai fumetti si è optato per una diversa caratterizzazione degli Atlantidei, una versione che riprende la cultura Maya e Azteca del Sud America precolombiano. Nei fumetti Namor è metà Atlantideo e metà umano, e il padre era il capitano di una nave chiamata Lemurian Star, tramite la quale ha conosciuto la madre Atlantidea di Namor. Lemurian Star, tra l'altro, è anche la nave dell'inizio di Winter Soldier su cui si infiltrano Cap e lo Shield. Nei fumetti Namor è anche un mutante e nella sua prima apparizione ha affrontato una versione robotica della torcia umana, versione che vediamo brevemente alla fiera mondiale durante il primo Captain America. Quindi chissà che Namor non venga inserito già nel passato del Marvel Cinematic Universe come nei fumetti. Infatti vediamo immagini della sua nascita, in questo caso da padre Atlantideo e madre umana. Namor è l'unico a non avere la pelle blu e a poter respirare fuori dall'acqua. Gli altri Atlantidei invece hanno bisogno di un respiratore apposito che vediamo nell'inquadratura sul ponte, assieme ai loro vestiti che richiamano sempre la cultura Maya antica. La stessa Atlantide non sembra una meraviglia tecnologica, ma più una tribù nascosta a tutti. Potrebbe però anche essere speculare del Wakanda. Il regno di T'Challa infatti rispecchia il concetto di afrofuturismo, cioè immaginando dove sarebbe potuta arrivare l'Africa senza il colonialismo. E potrebbe essere una cosa simile anche per Atlantide, vista la sua versione Maya, e cioè una realtà non toccata dai conquistadores europei che è riuscita a preservarsi ed evolvere. Vediamo infatti gli Atlantidei cavalcare delle balene, proprio per sottolineare il loro profondo rapporto con la natura. Ad un certo punto del trailer ci sono persone in tute da palombaro, magari un riferimento a come inizierà la guerra tra Atlantide e il Wakanda. Le nazioni potrebbero infatti voler trovare il vibranio per competere con il Wakanda, e magari Atlantide ne è ricca. A quel punto si scatenerebbe una guerra tra le due nazioni, ingannando appunto Namor e gli Atlantidei che è colpa del Wakanda. La nave che vediamo infatti non è della nazione africana. Ci sono poi i militari che attaccano un laboratorio wakandiano, a supporto di questa tesi di guerra sotterranea tra le potenze. La sala del trono sommersa da Namor con le fiamme richiama molto la scena di Killmonger che fa bruciare l'erba a forma di cuore nel primo film. E poi appare per la prima volta anche Riri Williams, alias Ironheart, pronta ad avere la sua serie TV su Disney+. È con Shuri, e infatti anche Riri è un genio dell'ingegneria e probabilmente sfrutterà le conoscenze del Wakanda per costruirsi la propria armatura, che quasi sicuramente sarà fatta di vibranio. Ha anche senso che sia lì come studente, perché alla fine di Black Panther T'Challa diceva a Shuri che sarebbe stata lei la referente per lo scambio culturale e scientifico tra paesi. Quindi Riri sarà lì durante l'attacco di Namor e dovrà costruire una tuta alla Iron Man. La scena in cui crea il buco a forma di cuore, infatti, richiama proprio il primo Iron Man, quando Tony costruisce la sua prima armatura nella grotta in Afghanistan. C'è poi la scena di Namor bambino che guarda una casa prendere fuoco assieme ad altri Atlantidei. Probabilmente si riferisce alla sua casa natia da umano. Dopo questo evento deciderà di vivere per sempre sott'acqua. Oltretutto c'è un carro all'esterno, il che sottintende l'età molto avanzata di Namor. E quindi l'idea che potesse essere già attivo durante la Seconda Guerra Mondiale, come nei fumetti. Altro elemento interessante è il discorso di Ramonda, in cui dice che tutta la sua famiglia non c'è più.
Quindi magari i mercenari occidentali che vediamo hanno rapito Shuri durante l'invasione di Namor e la regina pensa che sia morta anche sua figlia, a sottolineare ancora una volta come la guerra tra le due nazioni sia in realtà creata apposta per depredarle delle loro risorse. Il trailer si chiude con un brevissimo frame del nuovo Black Panther. Ora in tantissimi si stanno scervellando su chi potrebbe essere. Innanzitutto Shuri, il che sarebbe anche abbastanza logico. Ma se notiamo bene, l'armatura ha tutte le rifiniture dorate, proprio come quelle che aveva Killmonger. E se fosse lui resuscitato a diventare Black Panther, però buono? Dopotutto il costume appare sulle note di All Right di Kendrick Lamar, proprio nel verso in cui dice And when I wake up, cioè quando mi sveglio. E se fosse proprio un risveglio di Killmonger, riportato in vita apposta per prendere l'eredità di T'Challa? Magari grazie a Namor e agli Atlantidei, quando a fine film si uniranno contro il nemico comune che li ha ingannati. E voi, cosa ne pensate del trailer? Avete beccato tutti questi riferimenti? Diteci la vostra qua nei commenti!